Michele Ciotto. Primo tempo, Summer Cup Real Fetos contro Atletico Calella, punteggio 3-0 per il Calella, andiamo dal portiere Venturini. Venturini, prima giornata 3-0 per gli avversari, diciamo tutto sommato bravi in difesa, un pochino poco incisivi lì davanti. Sì, siamo ripartiti male come abbiamo cominciato l'altro torneo, ma noi di solito dopo qualche partita cominciamo a scaldarci e andiamo bene. Cosa c'è da migliorare secondo te per cercare almeno di riaprire questa partita? Un po' tutto, il presidente sta contattando Cristiano Ronaldo, poi penso che saremo a posto. Va bene, bocca al lupo per dopo. Andiamo da Magri, autore del secondo gol dell'Atletico Calella. Magri 3-0, tutto sommato un buon primo tempo, però veramente sciuponi lì davanti, un paio d'occasioni. Stiamo sbagliando un paio di tiri, però stiamo giocando abbastanza bene, abbastanza larghi, ci stiamo divertendo. Dobbiamo continuare su questa intensità. Siamo una cosa che mi è andata l'anno scorso, comunque tenete molto di più palla a terra. Sì, sì, stiamo cercando di giocare, di correre di più con movimenti senza palla, di giocare un po' più anche larghi. Comunque con questo tempo era difficile trovare la condizione, quindi veramente complimenti. Sì, siamo anche un po' a terra. Secondo te cosa c'è da migliorare per perfezionare ancora questa prestazione? Dobbiamo essere un po' più concreti. Quando ci capita l'occasione giusta, segnare. Va bene, vorrei fare l'intervento io. Con Simone in mezzo al campo sembrano tutti più magri. Va bene, dopo questa battuta abbastanza squallida di Sergio, vado via. Io giornata Summer Cup, ho preso partita tra Atletico Calella contro Real Fetos. Partita terminata il punteggio 5-2 a favore dei ragazzi in maglia arancione. Partita prima, sono figuro di in campo, la mia destra Massarova, la mia sinistra in tutti del match, stava reso con fammi lo pure a me. Massarova, primo tempo, sono riuscita a dimenticare, sono riuscita a dimenticare, poi nel secondo tempo siete riusciti a fare qualcosina in più di davanti. E nel finale potevate ancora accorciare di più le distanze. No, c'è stata una bella reazione nel secondo tempo. La cosa diciamo positiva è che i gol che abbiamo preso sono stati quello più gol su contropiede, quindi bene o male su azioni di gioco manovrate abbiamo chiuso bene. Nel primo tempo sterili avanti, nel secondo qualche buona occasione l'abbiamo avuta, un po' siamo stati c'è un sciuponi. Po' di rammarico nel finale perché dobbiamo andare su 4-3, forse sarebbe stata tutta un'altra partita. Vabbè, comunque il torneo è appena iniziato, quindi avete modo di organizzare. Senza sorpresa. Dobbiamo affinare giusto un po' i meccanismi, sperando di riuscire a fare il primo punto tra la Snow Cup e adesso la Summer Cup. Però noi non molliamo. Vabbè, vedi che era qualcuno. La tua, il tuo gol? No, solo a te ragazzi della mia squadra che si impegnano sempre al massimo. Bocca al lupo, crepi. Arrivederci. Sari, se il tuo nel finale un gol veramente bellissimo, doppio palliccio e rovesciata. Un po' fortunato, però comunque un bel gesto a te da parte tua. Un buon primo tempo, forse se posso parte una critica, nel secondo siete un pochino calati. Stavate diciamo buttando tre punti che per voi comunque sono importanti. Sì, sì, sono tre punti fondamentali. Dobbiamo diciamo ripartire dallo scorso torneo, prendere le cose buone che abbiamo fatto e cambiarle, insomma, perché è andato male quello scorso e ci vogliamo rifare quest'anno. Siamo partiti bene, anche se loro diciamo, tecnicamente forse sono la squadra diciamo, meno attrezzata del torneo. L'importante era fare la prima partita, bisogna prendere condizioni, un po' di schemi, iniziare l'attimo, una buona prestazione. Sì, sì, poi oggi diciamo a livello tecnico la partita era anche condizionata dalle condizioni appunto del campo, quindi si poteva fare di meglio insomma con le condizioni diverse. Va bene, andiamo a giocare qualcuno sta bella di te. Sì, te dico la bomba è stabile. Pepe, inizia e buttami un pallone. Va bene, credo. Guarda, un attimo in bagno.